È uno svilimento del nostro lavoro, è calpestare un po' la nostra dignità. Ci sentiamo umiliati, sapere che tutto questo pane poi non verrà più utilizzato. D'altronde il pane costa fatica, la farina costa molto, l'acqua, il lievito, e poi buttarlo significa anche inquinare perché è uno smaltimento in più da fare. Se si riuscisse a farne il giusto, farselo pagare il giusto e quello che avanza, distribuirlo ai poveri, io penso che tutta la società ne verrebbe beneficiata. Varie forme. La ciambella. Sì, grazie Bianca. La prendo, eh? Grazie molte. Ecco qua. Che buona giornata. Che altro? Perché in questa città si sprecano ogni giorno 200 quintali di pane? Perché il giorno dopo non possono essere rimessi sui banconi, ecco, al supermercato. Noi abbiamo proposto che invece di far camminare le merci dal panificatore all'utente, noi possiamo dire all'utente di andare direttamente, ecco, dove c'è il pane in esubero e poterlo ricevere, dopo aver ricevuto questa card che testifica che questa persona ha bisogno. La grande distribuzione acquista dai panificatori più pane di quello che effettivamente ne vende. Per una strategia commerciale che ormai è stata super collaudata nei tempi, avere una sovrabbondanza di prodotti sugli scaffali fino al momento della chiusura significa vendere di più, induce di più l'acquisto il cliente. Trovare una soluzione intelligente e strutturata è una grande opportunità. Grande opportunità anche per semplificare all'interno dei nostri processi aziendali delle fasi di lavoro, di diciamo, eventuali costi aggiunti. Per
pertanto trovare delle soluzioni comuni, strutturate, soprattutto per il bene di persone che in questo momento hanno delle difficoltà, per noi sarebbe la cosa più giusta.